Buongiorno Poracci, insomma ci ritroviamo in un fine settimana col botto, grazie a un venerdì ricco di annunci e stravolgimenti, anche se purtroppo non si sa ancora nulla del Fighters Pass di Smash. Nonostante questo, oggi esce ufficialmente The Last of Us Parte 2, Cyberpunk 2077 è stato rimandato di altri due mesi, EA ha appena annunciato un supporto concreto per la console ibrida di Nintendo e dal nulla è spuntato fuori un nuovo Crash Bandicoot. Oh mio Dio, sappiamo veramente poco del titolo, tanto che le uniche informazioni disponibili sono la copertina e una breve descrizione. Ma in attesa del reveal ufficiale da parte di Activision, che avverrà sicuramente tra poco, direi che è il caso di fare il punto della situazione su cosa possiamo aspettarci da questo Crash 4. Mi raccomando, prima di iniziare lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando le notifiche se siete nuovi. Che un nuovo Crash fosse in sviluppo era ormai rumoreggiato da parecchio tempo. Il ritorno dell'iconico platform che ha fatto la fortuna di PlayStation 1 è stato sapientemente preparato da Activision. Nel corso degli ultimi anni Crash è stato gradualmente reintrodotto al grande pubblico, prima apparendo come un cameo in Uncharted 4, Fine di un ladro, poi nell'incredibile remake della Ensign Trilogy ad opera di Vicarious Visions. Lo studio americano ha svolto un lavoro sopraffino nel ricreare da zero l'esperienza della trilogia originale, lasciando immutato il gameplay, ma aggiornando agli standard odierni il motore grafico. Il risultato è stato recepito in modo molto positivo dal pubblico e questo remake ha spianato la strada a tutto quello che è venuto dopo, permettendo così una sorta di risorgimento non solo del brand di Crash, ma anche di altre icone dei platform anni 90, come Spyro the Dragon. E con It's About Time il cerchio si chiude, perché ad occuparsi dello sviluppo sarà il team di Toys for Bob, già autore della Reignited Trilogy. Vicarious Visions infatti cederà il posto per prendersi cura di un'altra opera di rimodernizzazione di un certo peso, ovvero il remake dei primi due Tony Hawk, e per Crash 4 ci sono tutti i presupposti per un titolo degno del nome che porta, anche se le informazioni a nostra disposizione sono pochissime. Innanzitutto il leak non è ancora ufficiale al 100%, ma è praticamente confermato. Le immagini delle copertine sono state scovate sul portale di un sistema di rating taiwanese, ma proprio pochi giorni fa Activision ha inviato un misterioso puzzle a numerose testate giornalistiche. Questo raffigurava una maschera stile Aku Aku con tanto di messaggio allegato che recitava un piccolo pensiero per aiutarvi a passare il tempo. Firmato il vostro Bandicoot preferito. La doppia versione del gioco conferma la natura multipiattaforma di It's About Time, ma il supporto alla digital delivery evidenziato sul fronte della cover Microsoft apre interessanti speculazioni. Si tratterà di un titolo cross-gen a tutti gli effetti? E nel caso lo fosse, quanto sarebbe plausibile una versione anche per Nintendo Switch? Non dimentichiamoci infatti che nel 2021 Nintendo potrebbe annunciare una Switch Pro per ovviare al gap prestazionale dettato dall'arrivo degli hardware di nuova generazione. E parlando delle potenzialità della next gen, il fatto che It's About Time, come lascia intuire il titolo, sarà incentrato sui viaggi nel tempo e sui paradossi temporali, per me non è che l'ennesima conferma che quanto abbiamo visto nel trailer di Ratchet & Clank Rift Apart sarà la direzione che intraprenderanno molti dei giochi in uscita nei prossimi anni, grazie alle potenzialità dettate dalla velocità dei nuovi SSD. Per finire va posto l'accento sul fatto che si tratta del quarto capitolo della serie, quindi si pone in diretta continuità con la trilogia originale, andando di fatto ad ignorare tutti i capitoli non riuscitissimi usciti nel corso degli anni. Però allo stesso tempo il design di Crash si discosta nettamente da quanto visto nella Ensign Trilogy, prendendo ispirazione dalle iterazioni più recenti del Bandicoot, quindi è impossibile dire con certezza se si tratterà di un platform dall'impostazione classica, ovvero strutturato in brevi livelli e dalla difficoltà estremamente punitiva, oppure Toys for Bob opterà per una direzione più moderna, magari inserendo elementi di open world. Insomma, aspettiamoci molto presto di ricevere notizie ufficiali da Activision, nel mentre sono curioso di sapere cosa ne pensate e se anche voi, come me, non state nella pelle di scoprire qualcosa di più su Crash Bandicoot 4. It's about time! Intanto, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Io sono il Poro Michele, Urbga! Ciao!